È sbagliato mangiare sia primo che secondo? Dato che molte diete dimagranti prevedono di mangiare il primo a pranzo e il secondo a cena, molte persone pensano che questo sia l'approccio corretto per dimagrire, cioè mangiare il primo a pranzo e il secondo a cena, e che se uno si comporta diversamente non potrà mai dimagrire. Soprattutto alcuni pensano che mangiare sia primo che secondo sia assolutamente deleterio e ingrassante. Allora, nulla di tutto ciò è vero. Non è necessario mangiare il primo a pranzo e il secondo a cena per dimagrire. Non è deleterio combinare primo e secondo in un unico pasto né per la salute né per la linea. Molto semplicemente, quando si fa una dieta dimagrante e si separa il primo dal secondo, quindi si mangia il primo a pranzo e il secondo a cena, o viceversa, che non cambia assolutamente nulla, lo si fa semplicemente per comodità, perché quando si è in una dieta dimagrante, quindi in un regime ipocalorico, le quantità di alimenti sono ovviamente ridotte. E se io dovessi prescrivere ad un mio paziente a dieta ipocalorica primo e secondo a pranzo, non resterebbe nulla per la cena. Quindi cosa mangi a cena? Solo un po' di insalata, poi non ha senso, moriresti di fame, sarebbe scomodo. Oppure potrei farti primo e secondo a pranzo e primo e secondo a cena, ma a quel punto dovresti mangiare piccolissime quantità di primo, piccolissime quantità di secondo a pranzo e piccolissime quantità di primo e piccolissime quantità di secondo a cena, e sarebbe assolutamente scomodo, non sarebbe soddisfacente, ti troveresti nel piatto così di pasta e così di pesce, per esempio, così di carne, e sarebbe veramente scomodo prepararlo e assolutamente insoddisfacente da un punto di vista sia visivo che psicologico. Invece è molto più comodo separare il primo dal secondo in modo tale da avere un bel piatto di pasta o quello che è a pranzo e un bel piatto di carne, pesce o quello che a cena, in modo tale da essere intanto comodi a preparare. Fai una cosa, ma la fai in quantità normale. Altra cosa, anche a livello visivo e psicologico si ha l'impressione di mangiare, perché se ti trovi un piatto di pasta da, che ne so, 80-100 grammi è un conto, se ti trovi un piatto di pasta da 40 grammi con 40 grammi di carne, cioè ti viene un po' la tristezza, cioè diciamolo. Quindi il discorso di separare primo e secondo è solo una questione di comodità, non c'è una regola dietro, non c'è un motivo fisiologico o dietetico dietro, è semplicemente una questione di buonsenso e comodità. Ma nessuno ci vieta di mangiare sia primo che secondo a pranzo e a cena. E in alcuni casi questo anzi è un approccio super corretto, perché se io non sto seguendo una dieta dimagrante ma sto mangiando in maniera normocalorica, le quantità di alimenti sono anche abbastanza abbondanti, quindi posso permettermi di mangiare sia primo che secondo a pranzo e a cena senza problemi e senza la paura di ingrassare, d'accordo? Quindi è semplicemente una questione di buonsenso e di comodità quella di separare il primo dal secondo, ma non ci sono altri motivi dietro. Non è un approccio dimagrante, non è un approccio fisiologico, è semplicemente un approccio di buonsenso e di comodità. Tutto qua. Quindi, se vi fa piacere mangiare primo e secondo, fatelo, ovviamente nel rispetto dei vostri fabbisogni, altrimenti lo dividete tra pranzo e cena, che non cambia assolutamente nulla. L'importante, ripeto, è soddisfare i propri fabbisogni giornalieri senza eccedere e mangiare gli alimenti corretti, ovviamente, in tutta la giornata. Bene, per il momento io mi fermo qui. Come sempre ti invito ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, a lasciare un like al video e a condividerlo se pensi che possa essere utile anche per altri. Noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, sempre carico e motivato.